Si inaugura oggi la mensa sociale di Mazara del Vallo, già attiva in verità durante le vacanze natalizie. Accanto a me la responsabile. Allora, quante persone di solito ospitate anche in queste vacanze natalizie? Cosa ci si aspetta per l'anno 2013? Intanto la mensa ospita fino a 60 indigenti. Per indigente si intende naturalmente il cittadino che versa in un disagio economico grave, e non solo, perché la mensa è diventata anche una casa famiglia, si può dire, perché molti indigenti vengono qui non tanto perché non possono magari permettersi il pasto caldo, ma perché si è soli e naturalmente si cerca un punto con chi chiacchierare e con chi scambiare due chiacchiere, e quindi ricevere anche affetto e amicizia. La mensa ospita cittadini in tutti i sensi, nel senso che non solo qui entrano cittadini per avere l'opportunità di un pasto caldo, ma cittadini che hanno il desiderio di voler dare se stessi, il loro operato per gli altri, per i cittadini che hanno bisogno. Il 2013 mi auguro che sia migliore, perché la mensa non è stata sempre, diciamo così, operativa continuamente, ha avuto dei periodi di sospensione a causa dell'ospitalità recentemente dei profughi o dei guasti, perché è dovuto all'istituto naturalmente un po' antico, diciamo, però siamo stati sempre abbastanza operativi e immediatamente si è riusciti sempre a ripristinare il tutto grazie all'amministrazione, che è molto sensibile a questa realtà. Siamo con l'assessore alla solidarietà sociale di Mazara del Vallo, Vito Billardello. In che modo, qual è stato l'iter dell'apertura di questa struttura, che ha avuto anche un decorso per risistemarla? Sì, allora possiamo dire che il servizio era già iniziato ed è andato a buon fine, ha reso un servizio ottimo, ritengo, alle persone disagiate. Poi c'è stata una piccola interruzione dovuto a interventi che la struttura ha necessario fare e rimettere a posto, e questo è stato fatto perché ritengo che è un servizio importante per la comunità mazarese, soprattutto in un momento in cui la forte crisi che sta attraversando tutto il paese e soprattutto la città di Mazara mette in condizioni ancora famiglie di non avere la possibilità e le condizioni per poter materialmente comprare e arrivare a fine mese per poter mangiare. Per cui ritengo questo che è un servizio che il Comune ha iniziato e l'amministrazione ha una forte volontà a continuare in questa forte direzione. In un momento di crisi economica come quello attuale, una mensa sociale serve come a una comunità come quella di Mazara, no? Vorremmo non ce ne fosse bisogno, perché vorremmo che la gente non avesse problemi di questa natura. Purtroppo le condizioni sociali anche della nostra città vedono delle sacche di certa popolazione che ha bisogno di un aiuto, e il fatto che l'amministrazione comunale metta in moto un processo di aiuto e di sostegno anche morale nei confronti di certe persone credo sia una bella cosa. Mazara del Vallo è da sempre capitale della multiculturalità, della tolleranza, dell'integrazione, ma deve anche guardare all'interno del proprio tessuto, e una iniziativa di questa natura è lodevole. Ho dato mandato, come suol dirsi, all'assessore Billardello di curare particolarmente questo aspetto, perché speriamo che non duri molto, perché se non ci sarà più bisogno della mensa sociale vuol dire che tante cose si sono risolte, ma per intanto diamo una piccola risposta a queste persone. Il volontariato alla base appunto della mensa sociale. Senza il volontariato non si potrebbe fare una iniziativa di questa natura, perché sarebbe molto costosa. C'è il volontariato legato alle persone, ci sono poi anche i piccoli imprenditori che danno un aiuto attraverso la fornitura di alimenti, c'è anche qualcuno che ha pensato di donare anche degli indumenti, ma per questo progetto ultimo vedremo anche di affinare un po' meglio la nostra azione. Ma senza il volontariato una iniziativa di questa natura non si sarebbe potuto realizzare, ed è bello scoprire che la nostra città ha una vocazione anche in tal senso. Ci sono tante persone che spontaneamente si mettono a disposizione della struttura e cercano di dare una mano.